ha raggiunto intanto l'avvocato Daniele Sisca, sindaco di Santa Sofia. Noi l'abbiamo aspettata, sindaco. L'ho aspettata, ci avevo comunicato, ho detto che avevo dei problemi al suo comune. Le passo la parola per i saluti, grazie. Grazie direttore, buongiorno a tutti. Sì, mi scuso per il ritardo, ma avevamo stamattina dei problemi importanti in comune, problemi idrici, perché abbiamo una carenza da qualche giorno dovuta all'impianto di potabilizzazione di Sorical, e quindi ci ha un pochettino impegnato la mattinata nella risoluzione di questo problema. Io ringrazio subito l'ente gestore della riserva, il direttore, per l'invito di oggi e per comunque il lavoro che si sta portando avanti, che poi in questa occasione abbiamo modo, ecco, di constatare, di in qualche modo assaporare. È un lavoro importante, un lavoro che sta iniziando pian piano, penso, a portare dei frutti davvero importanti. Noi ci confrontiamo spesso, sono tante le iniziative, i progetti che portiamo avanti con loro. Un pochettino, devo dire, forse per via del Covid avevamo frenato la corsa. Inizialmente eravamo partiti abbastanza bene, anche con il collega amico sindaco di Tarsia, Roberto, e con loro, con diverse interlocuzioni con la regione Calabria. Poi un po' ci siamo arenati, ma ecco, forse questa è l'occasione per rincontrarci e per riavviare quei progetti che avevamo in mente. Già col direttore abbiamo parlato di alcuni progetti che a breve avvieremo nel versante di Santa Sofia di Piro, e sicuramente quindi riusciremo a valorizzare al meglio questa risorsa, perché appunto è una risorsa che dobbiamo tutelare e salvaguardare in tutti i modi possibili. Io non voglio farla lunga, perché penso che ci sarà molto da ascoltare, e siamo qui per questo, anche io stesso, perché voglio approfondire questo importante progetto che oggi volge, si può dire, al termine, penso, perché con la presentazione dei risultati. Quindi porto a tutti voi saluti della mia comunità, ringrazio nuovamente per l'invito e auguro una buona giornata a tutti. Grazie. Grazie, grazie a lei sindaco. Sì, chiudiamo il progetto dal punto di vista, come finanziamento. Ecco, dottore Ramini c'è qua che rappresenta, però abbiamo già preso l'impegno, essendo poi avendo un centro di allevamento in cattività ex situ, unico, professore Speroni, un po' su questo modello qua in Italia, mi può smentire o fare. Allora e peraltro noi continuiamo a gestire e comunque voglio dire ad avviare azioni sempre di tutela, di conservazione, anche di nuovi siti, voglio dire, nel territorio della riserva. Io passo la parola, perché anche per recuperare i tempi, dottore Marchionò, Roberto Marchionò, che è del servizio di conservazione, un po' dopo il video, un po' i risultati, la sintesi di questi risultati. Grazie. Prego Roberto. Allora, buongiorno a tutti, grazie, un saluto a tutti i presenti. Che il video è stato molto, dice più delle parole, però con l'ausilio di questo PowerPoint illustriamo le attività e i risultati di questo importante progetto di tutela e conservazione attuato a carico di questa specie particolarmente importante e minacciata di scomparsa negli ultimi anni. Allora, quindi c'è il progetto Ruone, che ha visto come area di interesse la riserva naturale regionale del lago di Tarsia e le aree contigue ad essa, nonché zona speciale di conservazione per la rete 2000 ai sensi della direttiva Habitat. Il progetto Lulone è stato proposto ed attuato dall'ente gestore delle riserve nell'ambito di un progetto appunto finanziato dalla Regione Calabria. E perché il progetto Lulone? Il progetto Lulone perché questa specie, così come anche altre specie di anfibie, ha avuto un drastico declino in questi ultimi anni, l'ululone in particolare. Studi importanti e autorevoli da parte di università e enti di ricerca hanno dimostrato questo drastico declino, che ha coinvolto anche la Calabria, che fino a qualche anno fa
come dimostrato appunto da studi e ricerche effettuate, era una vera e propria roccaforte di questa specie, sia come consistenza delle popolazioni numericamente importanti e sia come variabilità genetica di queste popolazioni, che garantiscono quindi una adeguata capacità di sopravvivere alle avversità, diciamo, provocate principalmente dall'uomo. E questo declino è molto importante, insomma, negli ultimi, in un arco temporale molto breve, parliamo di circa 10-15 anni, un declino del 50, tra il 50 e l'80% dimostrato da studi e monitoraggi effettuati, è veramente una cosa importante, cioè una cosa molto grave, perché la perdita di una specie, anche se una singola specie di anfibio, un endemismo appenninico dell'Appennino italiano, dalla Liguria fino alla Calabria, è una cosa veramente dannosa per tutti gli equilibri ecologici. E quali sono state le cause di questo declino? Diciamo che questi studi e questi monitoraggi hanno definito come cause di declino innanzitutto la scomparsa dei siti di presenza, perché questo anfibio, al pari di altri anfibi, diciamo, che colonizzano, delle raccolte d'acqua temporanee, pozze temporanee, stagni acquitrini, abbeveratoi e fontanili che anticamente venivano molto utilizzate dalle popolazioni locali, come vedremo poi quelle che sono state utilizzate qui nel territorio di Tarsia, però sono dei siti molto vulnerabili e facilmente, diciamo, quindi soggetti a scomparsa. E quindi questa scomparsa di questi siti chiaramente ha precluso il prosieguo delle popolazioni, della sopravvivenza di queste popolazioni. E poi un'altra causa di declino è la cosiddetta chitridiomicosi, una malattia provocata da un fungo che viene definito, cioè il fungo che si chiama Batrachochytrium dendrobatidis, sembra cioè è quasi uno scioglilingue, ma tanto è difficile pronunciarlo, tanto è difficile sembra debellarlo, e ha attaccato molte popolazioni di anfibi, e tra questi l'ulone in particolare ha subito un attacco, diciamo, notevole, sempre da quanto emerge da studi e ricerche effettuate in questi ultimi anni. Per quanto riguarda il territorio di nostro interesse, quindi la riserva del lago di Tarsia e le aree contigue, diciamo che le ultime segnalazioni risalgono al 1999 da parte dell'Università della Calabria e al 2001 segnalazioni da parte nostra, diciamo, dell'ente gestore delle riserve, sempre nello stesso sito che si trova nell'area contigua della riserva. Poi non si sono avute più segnalazioni in merito a questa specie. A questo punto questo progetto, insomma, è stato un progetto importantissimo per cercare di riportare questo ululone nei territori di vecchia appartenenza. E cosa si è prefisso questo progetto? Intanto il censimento e il monitoraggio delle popolazioni probabili, popolazioni esistenti nel territorio della riserva e della ZSC, così come il monitoraggio di popolazioni anche esistenti in altre parti della Calabria, perché è stato necessario poi prelevare gli individui fondatori da portare nel centro di allevamento. I siti idonei per il ripopolamento in questo territorio qui del lago di Tarsia e poi il prelievo dei fondatori, cioè gli uloni adulti in grado di riprodursi nel centro di allevamento. Chiaramente poi il ripopolamento dei siti idonei, perché la buona riuscita del centro di allevamento ha garantito questa attività che poi vedremo più avanti, e il monitoraggio a lungo termine delle popolazioni, delle nuove popolazioni costituite, nonché la disseminazione dei risultati, quindi attività di informazione, di educazione ambientale, eccetera. Prima di ogni attività su questa specie, l'ente gestore delle riserve ha chiesto e ottenuto le autorizzazioni in deroga al DPR 357-97, perché trattandosi di specie protetta, prima di fare qualsiasi attività di prelievo, dati biometrici, prelievo di campioni biologici, allevamenti in cattività, abbiamo richiesto le autorizzazioni ed ottenute dal Ministero dell'Ambiente, dietro parere di ISPRA e Società Erpetologica, quindi il massimo organo, diciamo, scientifico in questo settore. E da qui sono partite le attività. Non avendo trovato delle popolazioni nell'area della riserva del lago di Tarsia e delle aree contigue, l'attenzione si è spostata su altre aree della Calabria. Le popolazioni idonee sono state, diciamo, utilizzate, quelle del Parco Nazionale del Pollino, con due individui adulti prelevati,
è nella catena costiera, la parte settentrionale e la parte meridionale della catena costiera, dove sono state prelevate, come vedete nelle immagini, rispettivamente 4 adulti fondatori per entrambi questi siti. Naturalmente il prelievo di questi fondatori da queste popolazioni non le ha intaccate per il prosieguo della loro, diciamo, vita, perché comunque si trattava di popolazioni numericamente consistenti e in grado di proseguire la loro attività, diciamo, biologica normale. Da qui siamo partiti col centro di allevamento, quindi questi fondatori sono portati nel centro di allevamento, come già detto prima, localizzato nel comune di Tarsia, in una superficie di terreno concesso incomodato dall'amministrazione comunale. Il sindaco ha già diciamo, illustrato la fattiva collaborazione che c'è da tantissimi anni con l'amministrazione comunale di Tarsia, e qui sono stati ideati e realizzati dall'ente gestore questi recinti per ospitare questa specie. 4 recinti rappresentativi di 4 settori di allevamento. All'interno di questi recinti sono state poste queste vasche in cemento, le dimensioni vedete 80x80, 40 cm di profondità, interrati fino alla superficie del terreno. E vedete qui i recinti sono stati, diciamo, suddivisi in, praticamente ci sono 2 recinti, vedete, settore AB e settore DE, che sono recinti con 2 vasche, mentre settore C e settore F sono recinti con un'unica vasca. Naturalmente tutte le operazioni di manipolazione, questo è un altro aspetto importante, abbiamo rispettato tutti i protocolli previsti, in particolare per la prevenzione della chitridomicosi, perché visto che questo fungo è abbastanza invasivo per questa specie, tutte le operazioni di manipolazione sono state effettuate rispettando rigidamente questo protocollo, quindi guanti, sanificazione, eccetera, ogni volta che si manipolavano popolazioni diverse per evitare la contaminazione. E quindi sono stati immessi questi individui adulti in questi settori. I settori sono stati naturalizzati sia all'esterno, all'interno del recinto, ma all'esterno delle vasche. Le stesse vasche sono state naturalizzate con vegetazione acquatica, quindi insomma si è creato un piccolo, un po' di velocità, sì, ok, cercherò di stringere al possibile. E chiaramente naturalizzati in maniera idonea per accogliere questi individui, che hanno trovato l'ambiente ideale, tant'è che il ritrovo di questo ambiente ideale ha favorito una riproduzione immediata, tant'è che una coppia di riproduttori dopo 20 giorni dall'immissione già ha fatto le prime ovature. Quindi insomma, questi recinti che avete visto nel video sono perfettamente, diciamo, un aspetto importante della riuscita di questo allevamento è stato il monitoraggio continuo da parte dell'ente gestore. Per fare un esempio, larve di libellula, che sono predatori dei girini, sono state prontamente tolte e messe una rete a maglie più piccole per evitare l'ingresso degli adulti che depongono le uova e quindi predano questi girini. Quindi diciamo l'assiduità della frequentazione. E a questo punto, grazie all'andamento riproduttivo che è stato ottimo, sono iniziate le attività di cattura, marcatura, ricattura, questo in collaborazione con l'Università della Calabria, che ha gestito anche il monitoraggio, diciamo l'aspetto della gestione del software per l'identificazione del pattern ventrale di questa specie. Infatti, se voi vedete in questa immagine, l'ululone ha questo ventre giallo macchiato di scuro, che è come l'impronta digitale, nel senso che ogni animale ha questo pattern univoco. Quando viene fotografato, l'animale dopo la metamorfosi, quindi a 2 cm di lunghezza, mantiene questo pattern per tutta la vita. Quindi ogni individuo è identificabile con questa macchia ventrale. A questo punto, vabbè, poi tutti i dati biometrici, lunghezza, peso, eccetera, degli individui, prelievo dei dati biologici per le analisi genetiche, questo è il tampone boccale per esempio, così come i prelievi che avete visto nel video, lo sfregamento ventrale per l'identificazione del chitrido di questo fungo, e quindi sono iniziati gli interventi di ripopolamento presso i siti individuati. Andiamo subito alle immagini dei siti, così sono più emblematici. Vedete, queste acque della corte e Vernicchio, sono due tipici fontanili con abbeveratoio di questo territorio di Tarsi, anticamente utilizzate dalle popolazioni rurali del posto sia per le popolazioni stesse che per gli animali al pascolo. Questo è il sito dove ci sono stati gli ultimi avvistamenti nell'area contigua della riserva e che è stato uno dei siti di successo riproduttivo di questa reintroduzione. Questo invece è il sito Pellizzare a Santa Sofia de Piro, che si trova all'interno del confine della riserva e si origina per scorrimento di acqua superficiale a valle di un impluvio
di un impluvio naturale, e le operazioni che abbiamo fatto in questo sito sono state quelle di collocare queste vasche in cemento che vedete interrate, perché lo scorrimento di quest'acqua assume un aspetto di criticità tra fine luglio e inizio di agosto. Però queste vasche, effettuate con l'intervento progettuale dell'ente gestore, hanno consentito di sopperire a questa mancanza di acqua nel periodo di estrema siccità. E l'Ululone ha trovato, questo è stato uno dei siti dove è riuscito di più il ripopolamento e quindi l'avvio della nuova popolazione. Sintetizzando i dati, senza soffermarci sui singoli dati, sono stati rilasciati nel triennio 19-2021 303 individui, che aggiunti ai 27 nuovi individui rilasciati quest'anno a giugno 2022, arriviamo a complessivi 330 individui di ululone rilasciati nei siti di ripopolamento generati nel centro di allevamento. Quindi un ottimo successo riproduttivo che ha consentito di ottenere queste, sono le classi di età che sono state utilizzate, a varie metamorfosato, giovane, eccetera, in base alla dimensione, sono stati immessi nei nuovi siti di rilascio. I grafici sintetizzano quello che abbiamo già detto per singolo sito e per grado di sviluppo morfologico dell'individuo, quindi lì sorvoliamo. Quindi un eccellente risultato riproduttivo ottenuto presso il centro di allevamento, che è stato il cardine di questo progetto, perché grazie alla riproduzione di questi individui fondatori è stato possibile costituire queste nuove popolazioni. Infatti le popolazioni da quest'anno si riproducono in maniera autonoma, quindi tutti i giovani rilasciati sono in riproduzione, quindi le popolazioni si sono ricreate, queste nuove popolazioni di ululoni che prima erano scomparse del tutto. Quindi l'ottimo successo progettuale grazie al successo del centro di allevamento. Le indagini genetiche sono state effettuate dall'Università della Tuscia di Viterbo, noi abbiamo fatto i tamponi boccali, il DNA da questi tamponi boccali è stato estratto con successo e in quantitativi sufficienti che hanno consentito di effettuare le indagini genetiche, e i risultati, molto sinteticamente perché poi lì c'è un processo abbastanza importante, comunque mostrano un elevato grado di eterozigosi di questi individui, e questo è rispecchia la variabilità genetica tipica delle popolazioni calabresi di ululone. E quindi questo fa sì che queste popolazioni possano essere molto resilienti, resistenti a attacchi, a pressioni antropiche o naturali, quindi si adatteranno sicuramente benissimo. Le attività poi di disseminazione dei risultati, quindi le aree attrezzate sul territorio, le visite con scolaresche, attività scientifiche, disseminazione in generale, e le attività proseguono perché ancora l'ente gestore, come diceva prima il direttore, andrà avanti con ulteriori attività, perché non bisogna lasciare questo bel centro di allevamento, questi animali che devono riprodursi e dobbiamo andare avanti. Grazie. Sì, abbiamo i tempi purtroppo stretti per i collegamenti che ci avevano assicurato dando la disponibilità. Io chiederei al professore Sperone se possiamo anticipare il tuo intervento. No, anticipare quello del dottor Ferri, che penso che sia già collegato, non so se... Sì. E vedo anche l'architetto Reillo, che saluto, sì. E poi a seguire magari chiedo al professore Sperone se poi magari può chiudere, prima del dottore Ramini fa anche... Ok, vedo dottor Ferri. Ok, sì. Riuscite a sentirmi? Allora, il dottor Vincenzo Ferri, ringrazio, è membro della commissione proprio sugli anfibi dell'Unione Internazionale della Conservazione della Natura. È un profondo conoscitore del sistema nazionale, soprattutto sull'ululone, essendo stato anche già coordinatore della conservazione e conservazione della Società Erpetologica Italiana. Prego, dottor Ferri, la ringrazio per essere intervenuto. Allora, buongiorno a tutti e ringrazio naturalmente per l'invito del dottor Brusco a questo evento, che comunque è eccezionale perché non siamo certo in linea con quelli che dovrebbero essere le necessità nazionali per la conservazione degli anfibi. Questo è soltanto il terzo intervento ufficiale italiano negli ultimi 20 anni a supporto dell'ululone appenninico. E nella mia esperienza personale devo dire appunto che per il momento si colloca già a una buona fase di successo e di obiettivi già raggiunti.
Volevo un attimino appunto dare giusto l'elenco degli altri due in lizza in questo percorso di salvaguardia di questa specie qua tanto minacciata. Il primo intervento è nato vicino Bologna, a Pianoro, ed era un centro anfibi cresciuto soprattutto in un'ala di associazione locale che ha investito tantissimo facendo un buon centro alla fine per l'ululone e altri anfibi, recintando delle aree all'aperto e cominciando l'allevamento. Ma il Chytridium, proprio per quello che era mancato allora, intanto la conoscenza di questo micidiale fungo e poi appunto la mancanza di un protocollo sanitario di salvaguardia, ha portato da subito insomma un falcidio tra i girini e i giovani metamorfosati e quindi a uno stop per qualche anno di questo intervento. È partito di nuovo negli ultimi 4-5 anni, però appunto ecco il suo obiettivo, quello di rimpinguare le popolazioni appenniniche emiliane della specie, hanno avuto un grosso stop per questa minaccia partita quasi all'inizio. Il secondo centro è tuttora attivo presso il Bioparco di Roma, ma è un allevamento ex situ di tipo laboratoristico, se vogliamo vedere, perché naturalmente si tratta di acquari e di terracquari posti in un ambiente chiuso, artificiale quasi completamente. E però appunto i giovani metamorfosati vengono liberati nella riserva naturale Navegna Cervia e sono ormai 4 anni che la cosa va avanti, ma con un successo che è ancora limitato, perché non sono ancora arrivati a provare effettivamente la riproduzione in situ, quindi nei punti di rilascio. Detto questo, insomma, tornando al progetto ululone di Tarsia, diciamo la cosa davvero straordinaria è che in modo semplicemente appunto seguendo il percorso di quanto viene fatto all'estero ha effettivamente avuto delle linee di azione che sono vincenti. Il primo è stato descritto adesso poco fa, è quello di evitare durante l'allevamento, quindi la fase proprio protetta, l'accesso a predatori di qualsiasi tipo, che sia appunto il fungo, naturalmente col protocollo sanitario, ma che siano anche invertebrati e che siano appunto anche altre minacce, eventualmente come uccelli predatori piuttosto che natrici. Quindi questa apparente recinzione di scappo è molto utile proprio per questo motivo, perché la cosa che bisogna riuscire a fare è quella di cercare di portare più uova possibili alla schiusa, più girini possibili naturalmente verso la metamorfosi. Ma la seconda fase appunto vincente è stata quella di non tenere troppo a lungo questi girini in questa natura protetta, e quindi i rilasci sono stati fatti cercando naturalmente di portare i girini che fossero in piena forma e quasi allo sviluppo delle quattro zampe, quindi già pronti, se vogliamo, per fare il passo successivo della metamorfosi. Questa cosa è molto importante perché si è visto, si è provato ormai un po' dappertutto nel mondo, che solo così si riesce a garantire che quei metamorfosati abbiano un microbioma cutaneo, quindi da batteri protettivi sviluppati sulla pelle, che possono aiutarli nella lotta poi alle infezioni e altri patogeni che eventualmente possono trovarsi nell'ambiente in cui dovranno vivere. Tenendo presente che certo l'ululone è descritto come una specie che ha una cute protetta da addirittura peptidi tossici o addirittura antibiotici, insomma, difatti ci sono molti dubbi che alcune popolazioni locali siano sparite anche per questioni di terraristica o addirittura farmacologici. Io lo metto molto avanti questo dubbio a livello anche nazionale, ma comunque la cosa appunto che fa questo microbioma o biota batterico è quello appunto di permettere all'inizio proprio dall'uscita dall'acqua a questi animali di cominciare appunto a agire e muoversi senza pericoli rispetto a quelli che sono effettivamente le prime minacce. In questa fase, comunque punto di rilascio,
deve essere, come ho visto anche nelle immagini, quelle vasche interrate, deve essere più vicino possibile ai punti dove gli animali vivranno, dove troveranno habitat e collocazione, rifugio invernale e possibilità riproduttive. Mai appunto andare a fermarsi in quel punto classico che di solito viene descritto come il fontanile dove si trovano gli ululoni, perché i fontanili dove si trovano gli ululoni contengono spesso soltanto animali non ancora riproduttivi, oppure se anche c'è un piccolo gruppo riproduttivo, si tratta di un harem con un maschio territoriale ed è difficile che poi altri giovani o concorrenti possano in qualche modo impiantarsi in quella zona. Quindi significa che noi avremmo, cioè, sicuramente un successo riproduttivo in loco, ma tutti quelli che usciranno da quel nucleo si disperderanno e chissà dove spariranno. Ed è questa appunto la cosa che dovrebbe adesso permettere il successo di queste traslocazioni, quello di creare il più possibile all'intorno del punto di rilascio nuovi punti adatti per l'insediamento di altri nuclei riproduttivi. In alcune zone olandesi e tedesche si è visto che un maschio territoriale, una volta impiantato, si tiene intorno 4-5 femmine adulte, qualche femmina giovane, qualche maschietto non ancora appunto riproduttivo, ma dopodiché appunto per avere nuovi nuclei, nuove riproduzioni, bisogna avere all'intorno tantissime pozze. Le tantissime pozze hanno dato anche un successo eccezionale in Svizzera, dove negli ultimi 10 anni sono stati fatti appositamente per alcuni fibi minacciati più di 4.000 nuovi siti riproduttivi, e solo in questo modo si è visto, si è riuscito a mantenere gli anfibi in questa crisi idrica e che ormai appunto stravolgerà soprattutto le nostre zone meridionali. Infine l'ultima cosa è per Tarsia, naturalmente questo centro di allevamento, è quello di aver previsto, e spero che sia così, che il successo effettivo del ripopolamento, delle traslocazioni, dell'allevamento ex situ non sia adesso, fermato adesso, insomma, ma sia, ci dia la possibilità di vedere davvero la situazione dopo 3 generazioni di questa specie. Le 3 generazioni vengono contate come vita potenziale riproduttiva di una femmina adulta, quindi significa che se una femmina adulta si riproduce dopo circa 5 anni, noi dovremo vedere i veri risultati di questo nostro progetto tra 15 anni. Quindi spero che gli amministratori di allora, ma gli amministratori qui presenti e quelli che ci stanno ascoltando, capiscano che un processo progettuale come questo deve andare avanti ancora per almeno una decina d'anni. Grazie a tutti della partecipazione e buon lavoro a tutti qua. Grazie al dottor Vincenzo Ferri e anche per la sua sempre squisita collaborazione, anche ogni volta che viene chiamato da noi in causa, non si sottrae mai, lo ringraziamo davvero di cuore. E io adesso, intanto ci ha raggiunto l'assessore all'ambiente del Comune di Tarsi, che è il dottore Scaglione, che saluto.